arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Quarto video della festa di Podi, festa su Arte per te. Oggi vi insegno a fare dei piccoli regalini, mangerecci per i vostri invitati qualora decideste di fare una festa a tema aereo. Andiamo a fare degli aerei di caramelle e cioccolato. Volete vedere come? Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo quanto è serio. Ecco l'occorrente per creare i nostri aeroplanini buoni e buonini. Ok, scherzo, degli aeroplanini che siano del tutto mangerecci per i nostri bimbi. Io questi li userò da dare come premietto durante i giochi per i bimbi alla festa di Enzo. Quando i bimbi vinceranno, a ognuno di essi darò uno di questi aeroplanini. Per ogni aeroplano ci occorre uno di questi cioccolatini lunghi, ci sono di vari gusti e di tante marche. Prendete quello che più gradite, che più pensate possano gradire i bambini. Io ho preso questo doppio latte Lindt, tipo un Kinder, però con questa forma a bastoncino. Poi delle gomme così lunghe, io ho preso le famosissime gomme del Ponte. Poi delle Polo, il buco con la caramella intorno, proprio lei. E allora, che sono state difficilissime da trovare. Allora, poi ci occorreranno per confezionarle delle bustine per alimenti trasparenti, per crearli invece dei guanti in lattice, un piatto bello pulito, degli elastici, questi elastichini che vendono, oppure i rocchetti proprio di elastico che sono più morbidi, e un paio di forbici ovviamente. Cominciamo subito. Io preferisco usare i guanti perché dovrò spacchettare le Polo e quindi usarle così, direttamente a caramella libera, e questo comporterebbe il toccarle con le mani. Siccome magari i bimbi vorranno mangiarle, come giusto che sia, è anche giusto che non le tocchi con le mani. Per ogni aereo mi serviranno due Polo. Come prima cosa togliamo la carta di custodia alla gomma, perché purtroppo con la marca non ci piace, oppure se vogliamo un aeroplanino griffato possiamo anche lasciarla. Prendiamo il cioccolatino e prendiamo due delle caramelle. Prima di infilarci i guanti prepariamo un elastichino, perché sennò dopo l'impresa diventerà titanica. L'ho provato e per questo ve lo dico. Quindi prendiamo, se non lo avete già pronto, un filo di elastico e creiamoci un elastichino che sia largo circa un 3,5 cm e poniamo l'elastico, il nodino, proprio al centro. Così mettiamo da una parte una caramella e teniamo così, dall'altra con i guanti diventa difficilissimo, dall'altra un'altra caramella, così. Al centro posizioniamo il cioccolatino, questo qua. Ora, per far stare tutto ben fermo, da una parte e dall'altra infiliamo il chewing gum, quindi facciamo così e tiriamo e così e tiriamo, sistemiamo bene le ali, sistemiamo bene le ruote e il nostro aeroplanino di caramella è pronto per essere regalato a un bambino. Vedete che carino? Adesso imbustiamo i nostri aeroplanini, li facciamo venire così, imbustati uno per uno, in maniera veramente carina. Prendiamo la nostra bustina e prendiamo della carta azzurra. Io ho questa qui con le nuvolette, della carta scenografica con le nuvole, ma se non la trovate potete utilizzare della carta azzurra qualunque, che inserirete all'interno delle vostre bustine. Quindi prendiamo un aeroplanino e voilà, e inseriamolo dentro. Togliamo lo scotch protettivo, il nastro protettivo, liberiamo lo scotch, appiccichiamo e il nostro aereo è bello ed incellofanato.
igienico e pulito. L'unica cosa che potreste fare ancora è mettere un fiocchettino qua o un adesivino, quello che vi pare. Ho trovato come guarnirli, non metterò null'altro se non una stellina. Mi piace anche come decorazione perché è attinente con gli aerei. E su ogni bustina in alto metterò una bella stellina d'argento. Che ne pensate? Sono belli tutti qui decorati? Adesso vi lascio alle foto dove vedrete la formazione completa dei nostri aerei golosi, prima dell'impacchettamento e dopo l'imbustamento. Mi raccomando, aspettateli a bocca aperta, non fatevi cogliere impreparati. Via con un volo goloso! Tutto da mangiare, il bimbo sarà felice di ricevere una gomma e il cioccolatino e le caramelle che, se avete trattato con i guanti e messo subito in busta, potrà comunque gustare. Potete dirle ai genitori che tutto è trattato in maniera molto asettica e quindi poterlo dare loro in maniera molto molto tranquilla. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, un bel pollice in su, condividetelo, lasciatemi tanti commenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, ricordatevelo, e anche su Due Cuori Una Cappa. Iscrivetevi, è il mio secondo canale. Bene, non mi rimane che salutarvi. Da Umberetta e da Arte per te è tutto. Arrivederci al prossimo video.